Un duomo verde con sorpresa. Perché sono stata chiamata per verificare le lesioni dell'altar maggiore. E lì è venuta alla luce una sorpresa. La sorpresa è di affreschi datati metà del 1004. Questo è nell'abside, ma anche nel transetto. E che cos'è questa grande sorpresa? Che quando tu entravi in chiesa, il Duomo di Bondeno era verde. Cioè, io me lo ricordavo verde. E tutti se lo ricordano verde, perché questo tinteggio era un tinteggio dato su tutta, sia pareti che soffitto, e anche nella navata centrale. Per cui nessuno immaginava di trovare qualcosa di bello e di antico. Per cui che cosa abbiamo, in poche parole? Abbiamo la chiesa che siamo riuscite, da un tinteggio verde che sembrava che non ci fosse nulla, siamo riusciti a mettere in luce tutti i periodi. Per cui abbiamo l'abside 1004, volta sia nell'abside che nel transetto, le pareti dell'abside 1700, le pareti del transetto metà del 1800. Qui quando uno entra nell'altar maggiore, guarda, vede i vari periodi. Però la difficoltà qual è? Che si devono unire. E questo è, per me, è un restauro abbastanza impegnativo. Perché unire diversi periodi non è molto semplice. Comunque abbiamo già fatto le nostre prove, siamo già alla fine, a marzo ci sarà la sorpresa. Ma un'altra sorpresa è nella navata centrale. Perché? Perché anche quando entravi in chiesa, tu entravi in chiesa, vedevi questo colore verde, questi marmi, questa chiesa buia, cioè l'impressione, la sensazione che ti dava il Duomo di Bondeno era una sensazione di cupo, una sensazione che non so spiegare, comunque. Non di luce, di luminosità. Ecco, non c'era luminosità. Ecco, volevo dire così. Non c'era luminosità. Allora, anche qua, lo studio della volta della navata centrale. Era verde, tinteggiata di verde, ma in realtà non è nata così. La decorazione è eseguita da un famoso pittore del 1920, Ferrarese Pagliarini. Lui l'aveva colorata chiara, cioè i decori. Sono decori che si ripetono, molto molto decorosi, molto molto ben fatti, con un fondo chiaro, per cui la chiesa doveva essere luminosa. Allora, studiato il fondo, la soprintendenza ha dato l'ok per riportare in luce la vecchia ridipintura, le lesioni sono state tutte riprese, per cui è stato ripreso, a parte la staticità, anche la parte estetica. Per cui la chiesa, io che cos'è che voglio fare percepire a chi entra in chiesa a Bondeno? Una cosa sola, entrare in chiesa e il tuo occhio si deve alzare subito al soffitto. Non si devono guardare i marmi, perché questo qui è un intervento fatto una cinquantina, sessantina d'anni fa, non si può naturalmente togliere, ma uno deve avere proprio la forza di guardare in alto. Perché? Perché in alto ci sono tutti i decori, sia nella navata centrale che nell'altar maggiore. 6 restauratrici per Matilde. La mia squadra è composta da tutte donne. Gli uomini non hanno la pazienza che abbiamo noi. Siamo in 6, compresa io, e abbiamo le persone che hanno fatto un percorso lavorativo diverso dalle altre, comunque sono tutte restauratrici. Hanno fatto tutta una scuola di restauro, un corso di laurea, perché non riesci a lavorare se non fai un percorso formativo che, diciamo, attinente al restauro lo devi fare. E siamo da più o meno, ci sono delle ragazzine giovani, due ragazzine giovani che hanno appena finito l'università, e invece le altre sono già molto più esperte, insomma, ecco. Mi piace, non se ne parla, quando la matematica comanda l'arte.
In effetti, noi non è che restauro sia un lavoro artistico, non è vero per niente. È un lavoro prettamente scientifico, perché tu devi studiare quello che hanno fatto gli altri e tu devi rispettare quello che hanno fatto gli altri. Tu non ti puoi permettere di usare un altro colore, di rifare un disegno che piace a te. Cioè, la parola mi piace nel restauro non esiste. È proprio un lavoro scientifico. Tu perché devi fare quello? Perché c'è un perché? In ogni pennellata di colore c'è un perché. Per cui noi adesso cosa facciamo? Facciamo la parte pittorica, per cui non c'è più polvere, non c'è più, ci divertiamo di più, ma non è che sia un divertimento perché noi facciamo gli artiste. Noi perché? Non è più un divertimento, perché noi abbiamo da dare il rosso, il blu. Cioè non è che sia, però è perché è matematico, il nostro lavoro è matematico, ma però è un po' più, diciamo che è più rilassante perché siamo verso la fine ed è ti dà più soddisfazione, ecco. La lenta pulizia con il bisturi. La fase della pulitura nel restauro è la fase più complessa in assoluto su qualsiasi materiale, anche se devi pulire un mattone di cotto, perché tu devi togliere la patina, tu devi stare attenta a non togliere troppo, perché altrimenti va. Qualsiasi pulitura, qualsiasi materiale. In questo caso la pulitura, per esempio nella navata, è stata una pulitura semplicissima perché c'era un velo di polvere. Per cui con un aspiratore e una garza siamo riusciti a pulire, diciamo, questo strato di polvere. E lì non abbiamo avuto nessun problema, parliamo della navata centrale. Invece nell'altar maggiore il nostro arnese è stato il bisturi, ecco perché ci abbiamo messo un anno. Perché i metri quadri del lavoro non sono tanti, perché è un altar maggiore, poi un altar maggiore piccolo, ma usando il bisturi, e solo il bisturi, perché non c'era soluzione, bisturi e acqua, ci abbiamo messo molto tempo, e poi comunque staticamente c'erano dei punti che erano gravi. Noi avevamo già chiuso, avevamo già stuccato tutte le volte, le abbiamo dovute riaprire perché ci mancava molto molto materiale, perché da una zona, e ci abbiamo impiegato molto tempo anche per consolidare a livello statico, diciamo, la volta che è in pietra nell'altar maggiore. Qui invece è una rella e qui tutti i santi aiutano, non siamo riusciti a farlo. Nonostante i metri quadri sono maggiori, abbiamo messo molto meno tempo qua che... Però la chiesa era molto danneggiata. Quando l'intuizione non è follia. Beh, con Don Marcello è stato all'inizio un po' divertente, devo dire, perché io all'inizio, quando ho iniziato a fare le indagini stratigrafiche nell'altar maggiore, non potevi lavorare in comodità perché il ponteggio non era comodo e avevamo delle zone molto pericolose, per cui bisognava prima fare un ponteggio comodo, fare puntellare le lesioni e così si poteva lavorare. Però io prima avevo già fatto, volevo fare un'indagine per verificare se c'erano delle decorazioni. E in effetti io avevo già capito che c'era qualcosa di strano nella volta dell'abside e anche nel transetto. Però lui mi guardava strano, diceva: questa qua è matta, già non ci credo. Dopo veniva più volte con un signore, con Moritz, Piero Angela di Bondeno, e che non lo chiamiamo così, e mano a mano che gli facevo vedere, capiva che non ero matta, che avevo ragione, ed è stata una bellissima sorpresa. Beh, devo dire che Don Marcello è una persona attenta, molto attenta alle opere artistiche della sua chiesa, anche con i quadri. Lui ci tiene molto a restaurare i quadri. Non tutti sono così, devo dire la verità, che non tutti sono così. Lui è molto molto sensibile, ha un'ottima sensibilità, e mi trovo bene, è una persona molto molto gentile. Cioè, il cantiere è perfetto, ecco, io devo dire, è perfetto. Anche con la DL è perfetto. È perfetto, proprio, cosa devo dire? Devo solo dire così.